Alla fine è arrivata il nuovo mattina. Oggi dobbiamo andare a prendere i biglietti del treno allo Shinkansen. Vedete tutta la gente sveglia, quella che è sopravvissuta la notte. Conosciamo qualcuno, Ivan Floro, ci racconti perché hai voluto venire qui in Giappone? Ma diciamo che abbiamo fatto questo viaggio più Va per bene, grazie, è piacere. stato bello. Io mi sono Mario divertito da poco, Cacchione, passiamo, ok, passi, passiamo, passiamo. ok. Io sto mangiando del pane imburrato e salato. Qui stanno bevendo delle cose stranissime. Non vivremo più oltre i 45 anni, però. Ma che cos'è? Non lo so. È il leitmotiv di questo viaggio in Giappone. Che cos'è? Non si sa. Non lo Cosa stai so. mangiando, cacchione? Boh, però sa di carne. Sa di Sa di carne. carne. Non male. Autobus diretti al Kyo Mizudera. Gente che parla di fumetti. Sì, viva i fumetti forever. Nessun fumetto giapponese oltre. È vero, esatto, ce l'abbiamo fatta. Jet lag superato a mani basse. Grande Ivan, number one. Ce la faremo a sopravvivere oggi. Stiamo per entrare in un tempio a Kyoto, vicino al Kyo Mizudera. Potete sentire le cicale che cicalano. Perché è fresco? Molto fresco, è freschissimo. Dai, dai, pensavo peggio io. Adesso siamo dentro al tempio Kyo Mizudera e questa è la vista con il parco sottostante. Buongiorno a tutti. Devo darvi una brutta notizia, purtroppo sono nell'area del Kurodani, è quasi l'una, ho abbandonato gli altri ragazzi poco dopo la visita al Kyo Mizudera. Questa che vedete alle mie spalle è la porta di accesso al tempio. Purtroppo per un'impostazione della mia GoPro ho sbagliato e non sono venuti tutti i filmati del Kyo Mizudera, che comunque vi consiglio di vedere per soli 400 yen d'ingresso, è una struttura magnifica e ci sono tantissime cose bellissime lì dentro. Assolutamente da vedere, anche se un tempio è ancora in restauro fin dal 2013 quando venni l'ultima volta. Quello che state vedendo è l'area del Kurodani, è quasi l'una, manca un quarto d'ora. Come potete vedere, non è una zona assolutamente turistica. Ci venni già nel 2009 con Fabietto, il Baka-san, e facemmo una bella passeggiata nei boschi, la volevo ripetere filmando. Questo tempio, come potete vedere, non è assolutamente turistico, ma è molto bello da visitare insieme a tutti gli altri in una zona molto tranquilla e di sicuro non è una delle mete principali ed è per quello che mi sono staccato dagli altri ragazzi e li ho lasciati vedere altre cose più interessanti e un po' più turistiche. Kurodani. Non ho ancora capito se sia a casa di qualcuno oppure dell'accesso ai dei templi. Meglio non indagare, visto che sennò potrei mettermi in guai. Un altro tempio in mezzo al verde dove regnano le cicale. Quello che vedete sullo sfondo è il kanji, simbolo del fuoco, che è stato acceso l'8 di agosto, se non mi sbaglio, per la relativa festa a cui avevamo partecipato nel 2013. Qui sono verso lo Yoshida Jinja e ci sono dei piccoli tempietti che credo che non vedano un occidentale quasi da sempre, ecco. È l'una e mezza, c'è un caldo bestiale e io
mi sto riposando nello Yoshida Jinja Shrine. È bello, rilassante. Praticamente sono da solo, c'è qualche giapponese che cammina ogni tanto qua e là, ma pochissimo. Ho già superato la quota giornaliera di passi, ne ho fatti quasi 12.000. C'è un caldo bestiale, bevo come non so cosa, però è bello ed è anche rilassante molto. Non so se sentite tutti i bei rumori di natura che ci sono qua attorno, e siamo praticamente ancora in mezzo a Kyoto. State guardando la panoramica dal Jinkaku-ji, il tempio d'argento, insieme ad altre foto della stessa struttura, molto bella e da visitare. Purtroppo ci sono stati alcuni problemi con impostazioni alquanto discutibili all'interno della mia GoPro cinese, che mi hanno fatto perdere i video registrati sia lì sia allo Yoshida Jinja, che avevo registrato un'interessante cerimonia shintoista. Sto percorrendo la via del filosofo che va dal Jinkaku-ji fino a una zona interna dei templi, molto bella soprattutto in primavera perché tutti i ciliegi sono in fiore e l'acqua è piena di pesci, mentre adesso si vedono e si sentono solo cicale grandi 3-4 cm. Sfrutto il tetto del nostro ostello per farvi vedere il panorama di Kyoto. Quella davanti a voi è la stazione con la torre di Kyoto. Girandoci potete vedere arrivare sulla vostra sinistra tra poco il Kiyomizu-dera. Dovreste vedere la pagoda e tutto il resto sullo sfondo, fino ad arrivare al simbolo del fuoco attaccato alla montagna vicino al Jinkaku-ji. Questo è un ramen con il maiale arrosto. Stiamo mangiando in un posto loschissimo ma buonissimo. Il nome, facciamo un po' di marchetta. Questo è il ramenaro dove abbiamo appena mangiato, importunato delle ragazze probabilmente intorno ai 20 anni, dico io. Esatto, Ivan. Un ottimo ramen, come sempre, l'avevamo già mangiato io e il Bakasan. Quindi, cosa ne pensate di questo ramen e del posto bettola in cui vi ho portato? Spacca di brutto il ramen. Bello, 10. Bello, caratteristico, 10, sì, 10. 10 più per me. E dopo il ramen ci sta una passeggiata lungo il fiume, tutto illuminato, e poi rientro in ostello. Guardate le persone affrante. Dopo il ramen, stupendo. Questa è la zona di Gion a nord.